Meu nome é Anna. Anna! Ma... Lo sapevo! La figlia di Gauke è tornata! Lo sapevo che sarebbe arrivato questo giorno! La Puglia e i suoi affascinanti scenari paesaggistici e architettonici sono al centro del film Tulipani, Amore, Onore e una bicicletta, in proiezione lunedì 26 agosto 2019 a Foggia, a Parco Città, nell'ambito della rassegna estiva Schermi di Puglia. Per tutti quelli che l'avevano vissuta. È per un momento particolare. Film, diretto dal premio Oscar Mike Van Dien, racconta la storia di un testardo contadino olandese che, dopo aver perso la fattoria durante le inondazioni del 1953, decide di iniziare una nuova vita e, spostandosi in bicicletta, giunge in un piccolo villaggio pugliese con l'idea di coltivare tulipani. Ben presto, prima di scomparire improvvisamente, a causa della sua appassionata vita amorosa e delle sue lotte contro la malavita locale, diventa una leggenda vivente. Come stai? 30 anni dopo sarà un ispettore di polizia italiano, durante le indagini per una esplosione in una grotta, a scoprire cosa è realmente accaduto. Siamo molto orgogliosi di questo film, ha dichiarato il produttore Corrado Azzolini. Un'opera di grande valore cinematografico, largamente apprezzato in festival internazionali fra i più importanti al mondo, fra cui il Toronto Film Festival, ricevendo ottima critica e grande favore del pubblico. Il film è interpretato da Xenia Solo, Gis Naber e dagli italiani Donatella Finocchiaro, Giorgio Pasotti, Giancarlo Giannini, Lidia Vitale, Michele Venitucci, Totò Onnis e Mingo De Pasquale. La proiezione presso l'Arena di Parco Città è organizzata dall'Associazione Sale di Città con il sostegno di Apulia Film Commission e il supporto di Cinema Felix e Lettere Meridiane. Madonna, dalla terra dei barbari viene.